Bentrovati ad un nuovo video tutorial dedicato a Microsoft Flight Simulator. Oggi finalmente decolleremo e faremo quello che viene in gergo chiamato un circuito di traffico. È la prima cosa che voi dovete imparare a fare quando vi sedete alla guida del vostro aeroplano. Perché e che cos'è un circuito di traffico? Intanto il perché. Perché fare circuiti di traffico è il modo migliore per prendere dimestichezza con il decollo e con l'atterraggio. In altre parole, grazie ai circuiti di traffico voi imparerete come si decolla e come si fa un giro intorno all'aeroporto e poi come si atterra. Che cos'è un circuito di traffico? Beh, un circuito di traffico è sostanzialmente un giro intorno all'aeroporto. Quello che noi faremo è decollare, nel nostro caso, da Ciampino, pista 1.5, andare leggermente oltre la pista, vireremo a destra, andremo ancora un pochettino verso destra, poi rivireremo ancora verso destra, ci posizioneremo in maniera parallela alla pista, andremo un pochettino oltre la pista, vireremo un'ultima volta a destra e poi ci riallineeremo alla pista per atterrare. Questo è quello che viene definito circuito di traffico. Ora, lo so, lo ribadisco e lo ripeto, questa non è una scuola di volo, non stiamo qui ad insegnare le regole del volo, quindi probabilmente alcune cose non le dirò, saranno imprecise e vi rimando a canali YouTube molto più preparati di me su queste cose o alla documentazione online che si trova su come si vola, le regole del volo, eccetera eccetera. Quello che noi adesso vogliamo semplicemente fare è fare il nostro primo volo. Qualche informazione però possiamo darla su come si fa un circuito di traffico. Il circuito di traffico intanto viene fatto o a destra o a sinistra rispetto alla pista. E questa scelta non è a nostra discrezione, ma è una scelta condizionata dalle regole dell'aeroporto. Ogni aeroporto ha delle regole sulle virate che bisogna fare per il circuito di traffico. Prendiamo per esempio Ciampino, ok? Per fare un circuito di traffico a Ciampino non possiamo andare a sinistra una volta che abbiamo decollato. Perché? Intanto perché a sinistra dell'aeroporto di Ciampino c'è un centro abitato e quindi non è buona norma, ecco, fare dei circuiti di traffico su un centro abitato. E soprattutto un po' più in là ci sono degli ostacoli, ok, in altezza, che potrebbero darci problemi. I circuiti di traffico a Ciampino si fanno con virate verso destra, ovviamente partendo dalla pista 1.5, se partissimo dalla pista 3.3 le virate sarebbero a sinistra. In altre parole, dobbiamo fare il circuito di traffico su quest'area. Come funziona? Una volta che ci saremo staccati da terra, dovremo andare ancora avanti, ok? Proseguendo sulla pista immaginaria, fino ad arrivare ad una quota di circa 200-300 piedi. Dopodiché potremo ritrarre i flap e fare la prima virata verso destra. Continueremo chiaramente a salire, saliremo, quando saremo all'incirca intorno ai 500-600 piedi potremo fare un'altra virata, l'ennesima, verso destra e continueremo a salire fino ad arrivare ad una quota, ad un'altezza di circa 1000 piedi. Arrivati poi un po' in avanti, quindi con la pista che dovrebbe stare all'incirca a 45 gradi rispetto a noi, inizieremo la discesa, quindi diminuiremo la velocità e cominceremo a scendere piano piano, apriremo i flap ovviamente perché dovremo avere sempre i flap quando atterriamo e quando decolliamo, viriamo verso destra e dopo poco ci riallineeremo alla pista 1.5 di Ciampino, pronti per il nostro atterraggio. Prima di iniziare a volare, tra poco premeremo il tasto vola, mettiamoci d'accordo sui nomi, che sono molto importanti quando si vola, ok? La pista, ok, abbiamo detto che è la pista. Una volta che abbiamo decollato e lasciato terra, andremo avanti e vireremo, abbiamo detto, verso destra. Questo braccio si chiama braccio di controbase, ok? La virata successiva ci porterà nel braccio parallelo alla pista che si chiama sottovento. Abbiamo
un'altra virata verso destra che ci porterà nel braccio che viene chiamato base, mentre l'ultimo tratto prima di atterrare, quindi l'ultimo pezzettino, l'ultimo segmento di circuito, si chiama finale, che ci riporterà appunto sulla pista. Ecco, questa è la nomenclatura per appunto metterci d'accordo su come chiameremo le varie fasi del volo. Eccoci, siamo all'interno del nostro Cessna, pronti a decollare. Se avete messo le impostazioni tutte su facile, sarà molto agevole, ecco, fare il nostro primo circuito di traffico, perché avremo Flight Simulator che disegnerà per noi la strada che dobbiamo seguire. Questo è uno dei vantaggi che abbiamo nell'impostare la modalità facile. In altre parole, quando decolleremo vedremo poi il sentiero che dovremo seguire per fare correttamente il nostro circuito di traffico. Oh, non l'ho detto nella scorsa lezione, lo dico oggi: sulla vostra tastiera potete utilizzare la freccia su e la freccia giù per salire o scendere, o meglio per alzarvi e abbassarvi. Il mio consiglio è, quando volate, di posizionare la vista in maniera tale da avere tutti i controlli principali sott'occhio e chiaramente anche una buona visuale della pista e comunque della strada che dovete seguire. Noi cosa faremo? Decolleremo, come detto, e vireremo subito a destra. Faremo delle virate di 90 gradi, quindi noi siamo sulla rotta 1-5, vireremo a destra di 90 gradi e andremo a seguire per un breve periodo la rotta 2-4, poi vireremo ancora a destra per rotta 3-3, torneremo a virare per rotta 06, no, per rotta, scusate, 6-0, e successivamente torneremo in finale riallineandoci alla pista sulla rotta 1-5. Per aiutarci possiamo utilizzare questo indicatore rosso, che possiamo spostare con questa manopola. Normalmente viene utilizzato per la gestione dell'autopilota, ma noi l'autopilota in questo caso non lo utilizzeremo, e questo indicatore rosso ci potrà essere molto utile come punto di riferimento, perché dopo essere decollati ci assicureremo che questo indicatore stia appunto in questa posizione. Poi gireremo a destra e questo indicatore scivolerà di 90 gradi e così via, e quindi tenendo d'occhio questo indicatore avremo la vita un pochettino più semplice. Dovremo tenere d'occhio anche la velocità, ovviamente. Noi decolleremo quando avremo raggiunto i 60 nodi. Terremo d'occhio ovviamente l'altimetro, perché noi dovremo raggiungere una quota di 1000 piedi da terra, quindi un'altezza e non un'altitudine di 1000 piedi da terra, e poi piano piano dovremo ricominciare a scendere. Può essere utile, quando si è a terra, posizionare l'altimetro in maniera tale che segni 0, in maniera da avere dei riferimenti diciamo corretti sull'altezza e la distanza che ci separa dal suolo, e non su la distanza che ci separa dal livello medio del mare. Quindi con questa rotellina portiamo l'altimetro a 0, terremo d'occhio anche questo indicatore che è la velocità verticale, come detto, e siamo pronti a decollare. Allora, togliamo la visione della cloche, che in questo momento non ci serve, assicuriamoci che i flap siano posizionati almeno ad una tacca. Potete utilizzare i tasti da F5 ad F9 per modificare l'estensione dei flap. Ok, siamo pronti, questo è il freno di parcheggio, lo togliamo. Se utilizzate un joystick, che è una cosa buona e giusta, potete utilizzare le manette del joystick per dare potenza, altrimenti dovete utilizzare questa leva per dare potenza al motore. Il mio consiglio, come già detto, è di utilizzare un joystick con manetta, in maniera da poter fare queste operazioni nel miglior modo possibile. Diamo tutto gas al motore, freno di parcheggio tolto, l'aereo si sta muovendo, ok. 40 nodi, 60 nodi, tiriamo indietro leggermente la cloche e decolliamo. Può esserci del vento, bisogna stare molto attenti, perché il vento è qualcosa che tende a spostarci dalla nostra rotta. Noi stiamo andando per rotta 1-5, come vedete, stiamo salendo di quota. Quando arriveremo intorno ai 300 piedi potremo retrarre completamente i flap con il tasto F5, via i flap, ok. Continuiamo a salire. Quando arriviamo intorno a quota 500 piedi potremmo fare la nostra prima virata a destra e andare per prua 2-4-0.
delicatamente, ruotiamo, continuiamo a salire e prendiamo la rotta 240. Attenzione, quando virate l'aereo tenderà a scendere, quindi delicatamente, non come sto facendo io. Ok, 240 raggiunto, ci riallineiamo, assetto orizzontale, continuiamo sempre a salire. Attenzione perché il vento potrebbe spostarci fuori rotta. Ok, 240, dopo poco possiamo virare ancora verso destra, continuando a salire e prendere prua 330. Siamo arrivati intorno ai 1000 piedi, quindi possiamo diminuire la potenza del motore. Vedete che compare già il sentiero che dobbiamo seguire. Questo è uno degli aiuti che ci dà Fly Simulator. In altre parole, con queste guide noi sappiamo qual è la strada che dobbiamo seguire per fare correttamente il nostro sentiero, ok, il nostro circuito. Diminuiamo la potenza del motore, smettiamo di salire, anzi siamo anche leggermente troppo alti, riportiamoci all'interno del sentiero, diminuiamo la potenza del motore perché stiamo andando comunque troppo veloci, ce lo indica, ce lo suggerisce già Fly Simulator. Smettiamo di salire, riportiamoci intorno ai 1000 piedi orientativamente. Ok, vedete, quando si inizia a giocare a Fly Simulator, utilizzare la versione semplice ci aiuta ad avere anche un'idea di quello che dobbiamo fare, in questo caso di qual è la strada che dobbiamo fare per tornare a casa, a terra, e completare correttamente il nostro circuito di prova. Continuiamo a decelerare leggermente, siamo a 1000 piedi e siamo esattamente alla quota a cui dobbiamo essere per fare correttamente il nostro circuito di traffico. Ok, continuiamo a decelerare e cominciamo a scendere anche, perché siamo ormai alla fine del nostro braccio. Vedete, lì c'è la pista, lì c'è l'aeroporto di Ciampino, siamo ormai alla fine, possiamo iniziare a scendere piano piano. Ricordate che quando scendete dovete diminuire la potenza dei motori, perché altrimenti la velocità tenderà naturalmente ad aumentare. Quindi noi cominciamo piano piano a scendere, cercando sempre di seguire quello che è il nostro sentiero di discesa, no? Quella che è la strada che ci suggerisce Fly Simulator con queste guide. Ok, dovete andare lenti ma non lentissimi, eh? Possiamo aprire i flap, dare una tacca di flap in più per aumentare la portanza e quindi per poter avere delle velocità inferiori. Ora qui stiamo ancora andando troppo veloce, ma per ora, per il momento, non preoccupiamocene troppo. Siamo intorno ai 75 nodi più o meno come velocità, più o meno ci siamo, anche se il gioco ci suggerisce di rallentare un pochettino. Se volete diminuire un po' la velocità, andate a diminuire la manetta, ok? Cercando ovviamente di non diminuire troppo, altrimenti l'aereo va in stallo e automaticamente il vostro gioco finirà, nel senso che l'aereo precipiterà. Serve una velocità minima per poter stare in volo, no? E avendo noi esteso i flap, possiamo permetterci delle velocità leggermente più basse del solito, però ecco, non esageriamo con velocità troppo basse, altrimenti il nostro aereo smetterà di volare. Siamo in quella che viene chiamata base, che è l'ultimo braccio, sostanzialmente il penultimo braccio che ci separa poi dal finale, che è l'ultima parte del circuito in cui tra l'altro stiamo per entrare. Ok, viriamo ancora a destra, vedete come stiamo rispettando la rotta che avevamo visto prima, no? Quindi 60 gradi, ora viriamo e ci riallineiamo per rotta 1-5, che è la rotta della pista di Ciampino. Virate morbide, non come ho fatto io, vedete che ci stiamo riallineando adesso con la pista e andremo a chiudere il nostro circuito. Siamo leggermente bassi, ma non è un problema, non è un grande problema. Attenzione sempre alla velocità,
non troppo veloci, ma nemmeno troppo lenti. È un gioco che richiede un po' di esercizio, all'inizio può essere difficile, poi uno prende mano e le cose migliorano. Ok, ora quella è la pista, dobbiamo allinearci, continuare a scendere, diminuire la potenza dei motori e quando stiamo per attaccare, quindi quando stiamo per toccare terra, dovremo ritirare a noi leggermente la cloche per sollevare leggermente il muso. Ecco, a questo punto spegniamo completamente il motore, o meglio togliamo completamente la potenza al motore, continuiamo a scendere gentilmente, quando stiamo per toccare terra tiriamo il muso in alto leggermente fino al touchdown. Ok, a questo punto potremmo decidere di tornare allo stand, al parcheggio, o se vogliamo continuare possiamo ridare nuovamente manetta, riestendere i flap di un'attacca, tornare ai nostri 60 nodi e ridecollare per un secondo circuito di traffico. Quello che abbiamo fatto è un touch and go, ovvero toccare terra e poi riprendere quota. Mi fermo qui, non farò un altro circuito di traffico. Il mio consiglio per il momento è quello di prendere dimestichezza con questo esercizio e provare a fare tanti atterraggi e tanti decolli consecutivi e tanti circuiti per prendere dimestichezza con queste piccole prime prove di volo. Al prossimo video tutorial, ciao, grazie!